Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua, aiuto, Stadio San Siro. Oggi nessuna partita, siamo qui per lo speciale 250 iscritti. Piccolo ma grande traguardo, siamo contentissimi di aver raggiunto questa cifra e di essere già in realtà al doppio degli iscritti, perché questo video esce purtroppo tardissimo. L'anno scorso sapete i problemi che ci sono stati tra maturità e quindi a sua volta di questa benedetta maturità che abbiamo finalmente superato abbiamo dovuto ritardare questo video. Siamo qui, siamo allo stadio, appunto alle nostre spalle la scala del calcio, vedete che bella, e siamo qui per presentarci. Inizio io dicendo che sono Roberto Novella, creatore e admin della pagina Inter per sempre. Per gli amici sono anche Bobby, infatti nella mia maglietta dell'Inter c'è scritto Bobby con il numero 99 perché sono uno nato nel 1999. La pagina è iniziata tutto, cioè o meglio, parlo italiano, ci provo almeno. Facebook 2014, ero a Genova, creazione, ero in bagno in realtà. Creazione, ho detto ma facciamo sta page, ce l'avevo già un po' in testa. Facciamo, come la chiamiamo? Mi sono un po' guardato intorno e ho detto Inter per sempre. Da lì nacque Inter per sempre. Era 2014, non ricordo il periodo preciso, ma andando nella macchina del tempo, 2014. Successivamente creò una pagina anche Instagram che si chiamò Milano Nerazzurra all'epoca e poi a sua volta, avendo la pagina Facebook, collegò il tutto facendo anche Instagram per sempre, falsi Inter, perché Inter per sempre avevo occupato. Quella page infatti iniziò già con mi sembra i 300-250 follower e quindi già con un passo in più rispetto a Facebook, e poi successivamente YouTube, perché ci siamo fatti l'abbonamento in curva laterale nel settore 240. E tra l'altro lo spicchio dove c'è Milano Nerazzurra, senza saperlo, quindi avevo questa pagina Instagram con Milano Nerazzurra, l'ha fatto a caso e in realtà vabbè è andata così. Quindi io sono Roberto Novella, mi potete chiamare Bobby, sono su Instagram e su Facebook, quindi passate anche dai miei social e niente, bella lì, grazie mille per i 250 iscritti, ci vediamo venerdì oppure quando starete vedendo il video per cominciare 250, sempre qui. Ciao a tutti, io sono Samuel Baccarini e sono admin della pagina Inter per sempre. Per gli amici mi chiamano Bacca perché mi chiamo Baccarini di cognome, quindi alla fine anche quando c'era Bacca al Milan mi chiamano non giro, non dico per in giro, però comunque dicevano ah Bacca quindi sei milanista, invece non è vero, era il mio cognome, quindi potete chiamare Bacca. E sono appunto admin della pagina Inter per sempre. Quando nel 2015, circa un anno dopo che è nata questa pagina, Bobby mi ha chiesto se volevo entrare a far parte di questa famiglia, anche perché eravamo a scuola insieme, compagni di banco, abbiamo iniziato a parlare di questa nostra passione e da qui è nata questa idea di portare avanti, cercare di fare qualcosa di carino e figo per tutti voi. E poi pian pianino ci siamo evolti anche su Instagram e su YouTube, dove abbiamo già raggiunto 500 iscritti e speriamo di raggiungere traguardi più grandi. E potete seguirmi nei miei social qua Instagram e anche qua su Facebook, e oltre a trovarli in descrizione nei miei social potete seguirmi e farmi qualsiasi domanda e chiedetemi qualsiasi consiglio su LinkedIn. E niente, quindi questo era il nostro brevissimo ma intensissimo speciale 250. Noi vi ringraziamo sia per la visione, per essere arrivati fino a qua, e anche per questo traguardo, perché è veramente importante. E anche se appunto vi ripeto non è un obiettivo, non era il nostro diciamo obiettivo, anche se però siamo partiti da zero e non sapevamo neanche di arrivare a 100 iscritti, in realtà siamo qui, siamo ai 250, anzi siamo anche ai 500, e non vi dico niente su quello che sarà venerdì. Comunque bella lì, grazie ancora per i 250 iscritti, passate da tutti i nostri social di iscrizione, quelli privati e anche quelli della pagina Facebook, Instagram e vabbè anche YouTube, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. C'è anche tra l'altro la pagina Facebook del nostro grafico Ismat che trovate sempre in descrizione. E niente, mi raccomando, sempre forza Inter. Bella.